Attenti al cane, anche se il cane è un boxer ed è il cucciolo di famiglia. Il cane per ora se ne sta qua buono buono nella sua cesta dietro i sedili. È il cucciolo perché è il più piccolo dei motori boxer di Porsche. Questa è la Cayman base. Base si fa per dire perché sono sempre 245 cavalli per 1375 kg di peso, 258 km all'ora e 6 secondi e 1 per lo 0-100, per poco più di 51.000 euro. E adesso vediamo se oltre che abbaiare morde. Cayman non è uno dei miei oggetti preferiti dal punto di vista dello stile, questa coda piatta, questo tetto un po' gonfio, un po' idrocefalico non mi fanno proprio impazzire, però devo dire che all'interno, alla guida, la Cayman mi convince perché è davvero una Porsche, non è la wannabe Porsche che potrebbe sembrare guardandola. Il motore innanzitutto, appena si gira la chiavetta, il rombo inconfondibile di un boxer Porsche invade l'abitacolo, quindi non si hanno dubbi di essere al volante di una Porsche. E poi la guida con dei bilanciamenti dei pesi Porsche, ma meno estremi nella carriera perché il motore è centrale proprio dietro i sedili e non è a sbalzo come un fuoribordo come sulla carriera. Quindi ottimo bilanciamento dei pesi, ottima guida, aiutata anche da sterzo perfetto, ottimo cambio, freni da vera sportiva e comunque anche questo motore 2.7 che è il motore più wannabe di tutta la famiglia Porsche è comunque un motore a cui non manca assolutamente nulla. Che non fa rimpiangere 50 cavalli in più che ha una 3200S. È molto regolare i bassi regimi e spinge sino a 7500 giri senza far rimpiangere neanche la mancanza di un cavallo. La posizione di guida è davvero sportiva, sdraiata, col volante regolabile sia nella posizione in cui si vorrebbe essere al volante di una sportiva e tutto su questa Cayman è in perfetta filosofia Porsche, cioè una sportiva pensata per l'uso quotidiano, per essere usata tutti i giorni. A partire da dettagli sciocchi come il gancino di tre sedili per appendere la giacca, ha dei bagagliai veri che possono servire nel weekend come per andare a fare la spesa, ha una serie di comodità che sulla Cayman si apprezzano proprio nell'uso quotidiano.